Bene, amici di tuttoandroid.net, siamo in diretta con i Google Glass. Io sono Michael, abbiamo un ospite, un nostro utente che ha anche lui i Glass, Simone Scano. Ciao a tutti ragazzi, grazie per l'invito. Un piacere. E Riccardo Robecchi, che conoscete sicuramente. Ciao. E poi Giuseppe Iovene, anche lui Ciao. conoscete. Bene, abbiamo organizzato questo Hangout, tra cui con un ospite direi speciale, perché comunque chi ha il Google Glass in Italia sicuramente ha sudato per averlo, per appunto parlare di Google Glass, questo dispositivo che vedete addosso a me e a Simone e che, come dicevo, è davvero tosto riuscire ad avere. In Italia saremo una ventina, se non erro, in America invece è già più diffuso, tra l'altro è praticamente commercializzato, anche se al prezzo di 1500 dollari, e disponibile solamente online, in realtà solo su invito, però gli inviti ormai stanno uscendo come un buono sconto omaggio quasi, anche se poi alla fine l'omaggio non c'è, quindi diciamo che gli americani sono i più fortunati come sempre. Bene, Google Glass, dispositivo wearable device, il primo di casa Mountain View, un dispositivo tecnologico sicuramente innovativo che porta un concetto di dispositivo nuovo sul mercato. Non è uno smartwatch, è qualcosa di più, qualcosa che si utilizza solo con la voce, e ve lo dimostreremo poi oggi durante questo Hangout. Un dispositivo che però ha caratteristiche tecniche non così avanzate come magari si potrebbe pensare, perché alla fine abbiamo pensato a un processore single core, anzi no, scusate, dual core da 1.2 GHz, abbiamo una GPU PowerWare SGX 540 per gli smanettoni che magari ne conoscono, poco più di 600 MB di memoria RAM, quindi come vedete non abbiamo molte caratteristiche avanzate, poi in ultimo una fotocamera qui sul fronte da 5 megapixel che registra video fino a 720p e indicativamente per default di 10 secondi, poi si può allungare, ma vi mostro anche questo fra poco. Il prisma che vedete qui davanti, questo qui è il display che riproduce un monitor, voglio dire, da 25 pollici alla distanza di 2 metri e mezzo, display che ovviamente segue la nostra vista, o meglio, segue la nostra testa, e quindi avremo sempre davanti, come potete forse vedere. A questo Allora, proposito, poi più tardi parlerei di come è fatto il prisma da davanti e quali sono i principi fisici che sfrutta per utilizzare, perdonatemi, che sfrutta per funzionare. Anzi, puoi fare già la parentesi adesso e illuminarci. Anche, Aspetta, così? volendo. Beh, allora. Aspetta, ti interrompo nel mentre che tu parli, intanto inizio a far vedere l'interfaccia attraverso uno screen share. Ok, in realtà mi servirebbe un attimo che tu avvicinassi il glass alla Come? webcam per far vedere proprio come è fatto il prisma. Allora, come vedete c'è questa piccola immagine che si forma in mezzo al prisma, perché in pratica sono due triangoli di vetro con differente densità che si incontrano e vedete che c'è questo taglio in mezzo ed è proprio lì che l'immagine va a formarsi, perché in pratica dove c'è l'azzurro c'è un proiettore che proietta un'immagine che va poi come si può dire, a proiettarsi sulla superficie tra i due vetri, e a questo punto abbiamo proprio l'immagine com'è sulla come la vediamo poi con i nostri occhi, insomma, ecco. Per cui in pratica sfrutta la differente densità dei due vetri per creare una superficie su cui la luce si riflette e che ci permette di avere un'immagine a mezz'aria, come dire, e per cui abbiamo effettivamente un display trasparente che per noi non ha un grande impatto, ma che permette di proiettare immagini.
Diciamo che si può spiegare in due parole anche come un gioco di specchi, magari. Non proprio. Beh sì, più o meno sì, perché l'immagine alla fine si proietta verso una pellicola che è qui sulla parte estrema, ovviamente state vedendo l'interfaccia, non me, sulla parte estrema, e poi la proiezione va a finire su questo prisma posizionato di traverso, che quindi ci proietta l'immagine sul nostro occhio. Non proprio, diciamo che in pratica abbiamo il vetro che è fatto così, è qui, questa qui è la superficie in mezzo, l'immagine arriva da qui, arriva qua sulla superficie di contatto tra i due vetri, che hanno densità differente, per cui praticamente il cambio di densità fa sì che l'immagine si, tra virgolette, fermi qui, o meglio sembra che si fermi qui, e dopodiché viene riflessa verso l'occhio, che poi la vede. Ok, dopo questa piccola parentesi vi mostro più da vicino il glass, vi faccio vedere le caratteristiche fisiche. Abbiamo qui sulla parte inferiore la batteria, internamente abbiamo il trasmettitore di audio a conduzione ossea, abbiamo il tasto di accensione e spegnimento qui all'interno, con la porta micro USB e poi un LED praticamente inutile qua indietro. E all'interno abbiamo un sensore di prossimità, che è questa nella conchetta, che viene utilizzato sia per accendere il display quando lo indossiamo, infatti ora come potete vedere è spento il display, e sia per funzionalità con lo sbattito delle ciglia. Abbiamo poi il prisma e la fotocamera qui sul fronte, che ripeto essere da 5 megapixel, e poi abbiamo tutta questa montatura che in realtà è praticamente inutile. Infatti si può anche rimuovere togliendo questa vite all'interno e poi attaccare una montatura di quelle disponibili, che però costano $250. Superiormente qua invece abbiamo il tasto per scattare foto o registrare video, e direi basta, questo è il glass. È un dispositivo molto leggero, non pesa troppo di più rispetto a un occhiale normale. Come vedete ora si è acceso il display perché ha riconosciuto che il mio occhio è vicino, cioè che li ho indossati praticamente. Se Andrea vuoi aggiungere qualcosa su caratteristiche hardware, su cose simili, se no poi andiamo avanti. Simone, scusa, mi sbaglio con... Sì, magari possiamo parlare della batteria. La batteria, giusto, per quanto dichiara Google, dovrebbe essere una batteria che ci permette di utilizzare il glass per un giorno di uso tipico. Io adesso non ho la più pallida idea di quale sia l'uso tipico che Google dichiara, però vi posso assicurare che non dureranno mai un giorno. Mi basta scattare una trentina di foto, registrare qualche video, fare una ricerca su Google e la batteria cala drasticamente. Confermo. Sicuramente migliorabile da questo punto. Poi tra l'altro ho letto che se la batteria dura poco è consigliabile farla scaricare al massimo, poi ricaricarla per due volte per fare questo giochetto, e potrebbe durare poco di più, però ovviamente non fa grandi differenze. Ultima cosa, come connettività non abbiamo SIM, questo lo voglio dire perché molti hanno paura delle radiazioni radio lì, abbiamo però WiFi e Bluetooth per connettersi con uno smartphone, e poi il WiFi per connettersi invece a una rete WiFi e quindi interfacciarsi per l'appunto con il web direttamente più velocemente. Niente antenna GPS soprattutto. Esatto, niente GPS, utilizza quello dello smartphone, meno per fortuna. questo per un po' anche andare contro quelle voci che dicono guarda quello lì, un'antenna vicino alla testa. No, non è vero, alla fine abbiamo un GPS, un WiFi vicino alla testa e un Bluetooth, però non ci sono evidenti problemi in base a diversi studi.
come interfaccia Android, come sistema operativo abbiamo Android 4.0.4, ma a breve verrà aggiornato a KitKat, quindi davvero una grossa novità quando arriverà, speriamo presto, dovrebbe arrivare entro marzo, però già hanno saltato quello di gennaio, quello di febbraio, l'aggiornamento, speriamo che con quello di marzo diciamo, migliorino molto questo sistema operativo. Sistema operativo che non è male, però, a meno Simone forse me lo confermerà, con un utilizzo nel tempo inizia un po' a rallentare perché ci sono un sacco di contenuti che vanno a sommarsi sulla timeline di questo wearable device e quindi inizia un po' a rallentare. Sì, a tal proposito, non possiamo neanche fare una cancellazione totale della timeline, ma soltanto singolarmente per ogni oggetto della timeline, a meno che non facciamo un hard reset del device, ma non ha senso fare un hard reset ogni tot di tempo. E tra l'altro, purtroppo io feci un hard reset e ti posso confermare, non so se tu ci hai provato a farlo, non cancella tutto praticamente, cancella solo le foto e i video che abbiamo registrato con il class, ma tutti gli elementi della timeline poi ritornano perché è tutto registrato in cloud. È questo un pregio, però un difetto, perché l'hard reset non ti fa diciamo andare veloce di nuovo il class. Vi condivido a questo punto. Esatto, non è un vero hard reset. Vi condivido a questo punto la schermata per mostrarvi l'interfaccia. Interfaccia che vi ho già mostrato in realtà durante alcuni video che trovate sul blog. Nel frattempo, mentre vi mostro l'interfaccia, vi invito a farci eventuali domande tramite il sistema di question and answer che utilizza Hangout. Riaccendo i glass. Allora, una volta che abbiamo acceso il glass, possiamo farlo attraverso un movimento della testa verso l'alto o attraverso un tap con il dito, ci viene stata come vedete l'ora e la scritta OK Glass. Quando noi la pronunciamo, lui poi entra all'interno del menu OK Glass. Come vedete abbiamo qui poi le varie voci, che sono davvero tante ora perché ho installato diverse applicazioni. Applicazioni che sono installabili, o meglio, c'è quasi come come uno store che si chiama Glassware, ovvero una sorta di catalogo di applicazioni che possiamo attivare e disattivare. Vengono automaticamente installate sul Glass, ma non ce ne accorgiamo nemmeno, questa è una caratteristica molto, molto bella di questo Glass. Possiamo poi a questo punto entrare nelle singole voci, quindi Google, Take a Picture, Record Video, per fare le determinate azioni. Come in questo caso Take a Picture, e quindi va a fare la fotografia. In questo caso io ho premuto in realtà il touchpad che abbiamo qui sulla parte destra perché era entrato nel menu, diciamo così, per così dire, manuale, ma possiamo anche fare con la voce, OK voce, OK Glass, Take a Picture, ecco, è un po' lento però, come vedete, ha fatto la fotografia. Sistema operativo che dicevo un po' lentino, voi lo vedete a scatti, ma lo dico per fugare eventuali dubbi, lagga un po' il video perché è connesso tramite USB, tramite ADB che lagga di suo, e quindi vedete un po' a scatti. Il sistema operativo non è fluidissimo, però nemmeno così lento come lo vedete attraverso il video. C'è già una domanda di Nicola che vado a selezionare, che ci dice: le domande si possono fare solo in inglese? Per il momento sì, perché il Glass al momento è solo in inglese, infatti non è commercializzato in Italia, però è possibile, diciamo così, importarlo con un po' di difficoltà anche. Se posso aggiungere se posso fare io una domanda, e come? La farei volentieri sia a te Michael che a te Simone. Sì. Volevo sapere, visto che utilizzate il Glass da penso alcuni mesi, qual è la domanda o comunque la richiesta, diciamo il comando vocale che avete utilizzato di più, che utilizzate di più?
Vai pure Simone, poi rispondo io. Penso che sia lo scatto delle foto e le ricerche su Google. Gli altri comandi non li uso molto frequentemente, anzi, sinceramente, i comandi vocali non li uso molto, li uso magari, chiedo scusa per chi non è d'accordo con quello che sto per dire, ma quando sono alla guida, per semplicemente fare delle telefonate, perché rende tutto molto più semplice, semplicemente alzo la testa e chiedo agli occhiali di effettuare una chiamata e il gioco è fatto, è un po' come se stessi usando un kit viva voce Bluetooth. Questo, penso che quello per fare le telefonate sia il comando che utilizzo di più. Io mi trovo d'accordo con Simone perché Google offre sicuramente una più vasta, cioè meglio, la voce Google, quindi la richiesta Google di una domanda, di una ricerca, offre una vastità di domande per l'appunto, perché cosa chiederai a Google? Tutto quello che vuoi. E, il Take a Picture perché è una cosa bella di avere il glass addosso, una delle cose Magari belle di anche la avere il cosa glass più addosso. immediata, Esatto. la prima cosa che ti viene in mente di fare, magari anche quando compri un telefono, la prima cosa che fai è apri la fotocamera, magari scatti una foto così, Esatto, giusto tanto esatto. per. Record video invece non lo uso mai perché non riesco a dirlo, o meglio, non mi capisce mai. E visto che non mi vuole capire, siamo in disaccordo, non siamo più amici. E quindi utilizzo il pulsante che c'è qua sopra per fare i video. In realtà a volte funziona, a volte no. Diciamo che la pronuncia deve essere bella, bella inglese, americana in più, e quindi magari non è così, così intuitivo. E poi di altre voci, sto un po' pensando. Ah, play game, cioè per giocare. Non gioco tantissimo in realtà, però quando capita è anche divertente. Sono un paio di giochi. E poi basta, queste sono le voci un pochettino più utilizzate. Come diceva Simone, mi trovo d'accordissimo con lui, soprattutto in macchina è comodissimo averli perché ci permette di non solo come avere un auricolare Bluetooth e quindi di appunto chiamare, ma anche di effettuare chiamate, vedere chi ci sta chiamando, quindi così decidere se accettare la chiamata o no. Diciamo che è proprio un display davanti agli occhi che poi non dà nemmeno troppo fastidio perché, non so se vedete, si trova leggermente sopra rispetto agli occhi. La cosa importante è anche il fatto che i glass non si accendono mai a meno che chi li utilizza non richiede che si accendano. Se io ricevo una telefonata o ricevo una notifica, il display non si accende a meno che io non alzo la testa oppure tocco il touchpad. Questo in macchina penso sia molto importante perché comunque sia, quando il display è acceso, la vista, la messa a fuoco è sul display e non sulla strada, come dovrebbe essere. Quindi non permettendo al display di accendersi se non vuoi tu, è molto importante perché ti distrae molto di meno. Esatto. Non ti Vero, distrae dalla guida come invece farebbe ad esempio un telefono magari che hai sul cruscotto che ti lampeggia. io sono dell'idea che anche il computer di bordo di un'auto può distrarre alla guida, oppure Certamente. selezionare le canzoni direttamente dal cruscotto, anche quello è un modo per distrarsi alla guida. Certo. È anche vero che il display comunque è davanti, mi collego infatti alla domanda, ma non ti distrai più che usare il telefono di sempre Nicola? Allora, io ho guardato anche lo schermo mentre ero alla guida, ovviamente in sicurezza, per quello che si può, comunque il display è davanti agli occhi, ora non so, mi pare che ci fosse pure una macchina che c'ha il display ora sul parabrezza, se non erro. Quindi diciamo che vedi un po' entrambe le cose. Ho guardato il display quando avevo il navigatore attivo sul glass e quindi per vedere appunto la strada che devi fare, fai un attimo di fuoco sul glass e poi ritorni sulla strada. Aggiungo che col navigatore il glass è sempre spento se non quando dobbiamo fare delle inversioni, delle curve, quindi delle manovre appunto nei prossimi metri. A quel punto se lui si accende il display e ce lo dice anche a voce. E quando arriva la notifica, come diceva Simone, non si accende il display, ma bensì ti parte un suono di notifica e poi a quel punto decidi se entrare o meno nella schermata del glass e quindi vedere di che notifica si tratta.
Poi riguardo alle notifiche, se ci può, possiamo sprecare un sacco di parole, è davvero comodissimo il fatto di ricevere la notifica sull'occhio, anche se è brutto forse dire così, perché dover sempre andare sul telefono, almeno io ricevo, non lo so, 5 mail ogni 20 minuti, quindi dovrei utilizzare, devo andare sul telefono, ogni 2 minuti devo guardare il telefono. Invece col Glass mi ritrovo davanti ed è molto più semplice e ti distrae di meno, perché se sto magari lavorando al computer, mi trovo la notifica, so cos'è, non devo staccare un attimo per prendere il cellulare, guardare che notifica si tratta, eccetera. E, Frasanga ci chiede, mai Google Glass lo usate quotidianamente? Personalmente no, perché è un capitolo molto interessante questo. Allora, il Glass è un bellissimo device, innovativo, tutto quello che vogliamo, però non è, almeno per me, utile durante l'utilizzo di una giornata quotidiana. La mia giornata tipica è prendere, andare all'università, seguire la lezione, lavorare un po' al computer, tornare a casa e basta. Portarmeli dietro, soprattutto col pensiero di doverli ricaricare, col pensiero che magari durante le lezioni mi interrompino, mentre durante sto studiando mi interrompono per provare i Glass, mi lascia un po' così e così, e quindi li lascio a casa e li utilizzo di sera, oppure li utilizzo tantissimo invece quando vado in viaggio, quando vado giù dalla famiglia in Ligure, sono Ligure, abito a Milano, me li porto dietro perché sia in auto che per l'appunto in giro, per scattare foto durante una vacanza, sono comodissimi, anche per rimanere un po' in contatto con il web quando il computer è diciamo in valigia. Poi vorrei utilizzarli in realtà tutti i giorni, però ad oggi non penso di poterlo fare. Non so Simone cosa ci dice. Io li uso principalmente dentro casa, oppure quando esco e faccio un'uscita particolare, non so, per esempio ieri sono andato in spiaggia, ho visto le belle giornate che ti sta un attimino concedendo il tempo e li ho portati per una giornata un po' diversa. Per il resto, mattina e sera sono sempre a lavoro e per il tipo di lavoro che faccio non penso che sia indicato indossarli, ma a meno che una persona non faccia un lavoro d'ufficio, magari. Allora potrebbe anche utilizzarli, ma stando nell'ambito del back office magari va bene, ma quando stai a contatto con la clientela direttamente non è l'ideale. Per il resto è meglio, io penso che la gente non sia ancora pronta tra virgolette a vedere questo genere di dispositivi addosso alle persone. Vedere una persona che parla con un paio di occhiali per adesso direi che è insensato, e ancora ci scandalizziamo ancora quando vediamo una persona che pensiamo che stia parlando da sola, invece magari ha un auricolare Bluetooth addosso. Non siamo abituati a questo concetto ancora. Invece in America, almeno per gente che conosco, mi dicono che là girano più Glass tranquillamente, anzi sono proprio entrati nella vita quotidiana dei... Sono conosciuti ovunque, organizzano eventi settimanalmente, i Glass Explorer fanno gli happy hour, sono riservati soltanto a loro, hanno delle leggi, alcuni stati, apposite per questo tipo di occhiali. Purtroppo in Italia hanno 2 annetti, tralasciando il fatto che non sono commercializzati in Italia, quindi questo già fa da barriera ad una conoscenza generale, però non sono abituati, la gente non è ancora non accetta, infatti si dice che i Glass sono socialmente non accettati perché non è ancora il momento, ecco, per gli italiani di vedersi questi Glass in giro. Poi certo ci sono gli appassionati come per esempio chi ci sta guardando adesso che magari vuole provarli, interessato, non farebbe niente, però la maggior parte della popolazione non è come noi che siamo appassionati di queste cose e quindi tende a stare un po' indietro. Sì, ci prende anche un po' per pazzi quando vedono
che costano ad esempio $1,500 più tasse, più spedizioni. Esatto, esatto. Poi però, per pazzi. Ora, non per scusarci o per attaccare, cioè, altra gente spende $1,500 magari per vedere un concerto, perché magari non si trova in Italia, perché magari il biglietto deve comprarlo non con Ticket One, e quindi alla fine la spesa è quella. Quindi ognuno ha le sue passioni e io sono dell'idea che è bello coltivarle e parlarne insieme attraverso questi Hangout, per esempio, o comunque attraverso un sito come tutto Android, che poi nasce proprio da questo, cioè dagli appassionati di Android è nato un blog per riunire altri appassionati, e questa è la cosa che ci rende orgogliosi. Insieme un attimo nel solco della discussione, per chiedervi come ci si sente ad andare in giro con i Glass. Male. Concordo, male. Allora, li uso principalmente quando fuori c'è il sole, in modo che, diciamo che li nascondo un po' con le lenti da sole. Concordo, come me, come me. Michael forse fa un po' più di fatica perché li ha di colore celeste. Esatto, esatto, sicuramente si notano un po' di più, però ti devo dire che quando ho utilizzato le lenti polarizzate meno gente mi guardava, ecco, perché poi è quello che ti dà un po', la gente che ti guarda dice... Beh, cioè, ti ferma e ti chiede quali problemi hai avuto all'occhio. anche vero. Non è una prescrizione medica. Vero, 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 sicuramente il primo impatto per una persona che non conosce può essere che... E lo veda come un diciamo un assistente proprio vero e proprio alla persona, però il bello è di avere un prodotto innovativo, ecco, un prodotto nuovo. E, intanto arrivano un paio di domande sulle applicazioni molto interessanti che fra poco vediamo subito. Se Ricca ha altre domande, comunque per rispondere alla tua domanda io mi trovo d'accordo con Simone. Cioè hai un po' paura per quello che per le persone che puoi incontrare, però personalmente giù in Liguria non ho avuto grossi problemi, nessuno mi ha fermato e li utilizzai tranquillamente, quindi io giù sono più tranquillo ad utilizzarli, e poi girando in macchina non con i mezzi pubblici sono ancora più tranquillo perché non devo fare incontri strani. Quante sono le persone che hanno capito che cosa avevi addosso? Ma pochissime. Quando li metto su 300 persone che magari incontro, sento tre persone che dicono: oh, guarda i Glass, però nemmeno mi vengono a chiedere di provarli o di guardarli. No, che ben venga se me lo chiedono, sono ben disponibile a mostrarglieli, però ovviamente la gente è anche un po' timida e quindi non si fa avanti. Però ecco, tre persone, altri proprio non guardano nemmeno, cioè non ti vedono nemmeno, non ti notano nemmeno, altri ancora ti guardano, fanno finta di niente, ma la cosa più paura è che è la gente che li conosce, sa quanto è spesa, quindi magari ti segue, quella è la cosa più paurosa. Però sì. Beh, alla fine non si può nemmeno vivere col terrore, ma non è poi nemmeno questo il problema vero e proprio, dai. Beh, allora... visto che la gente non vi nota in genere o semplicemente vi ignora quando portate i Glass, cosa pensate di tutte quante le varie proteste, di tutte quante le varie contestazioni e i vari dibattiti che ci sono stati sulla possibile rivoluzione in termini di privacy che porterebbero i Glass? Nel senso che io personalmente trovo che già solo da quando sui telefoni cellulari abbiamo delle fotocamere possiamo scordarci l'idea di una privacy completa come c'era prima. Cioè prima, se uno aveva una fotocamera, aveva una cosa che era grossa a questo modo qui, cioè uno dei mattoni che leggo io, per cui si vedeva che stava facendo una foto, ma adesso, diciamocelo chiaro e tondo, tiro fuori questo aggeggino qui e scatto foto come, quando e perché voglio, anche senza farmi notare, per cui non vedo, cioè, nel senso, se non ci scandalizziamo per gli smartphone, perché scandalizzarci per i Glass? Però voi invece che cosa ne pensate? Allora,
cosa ne penso? Io ne penso che sia ovviamente il solito, la solita confusione, la solita paura che si viene a generare quando un prodotto nuovo arriva alla disponibilità di alcune persone. Se non erro, però ero molto giovane, anche quando arrivarono le prime vere fotocamere sui cellulari, si iniziava ad avere queste domande, a fare queste domande, a pensare un po' male, però voglio dire, alla fine è normale che sia così, i soliti rompi, da noi direbbero rompibellino, ci sono sempre, e, però io non lo vedo così un grande problema. Bisogna anche considerare che è una 5 megapixel questa e non fa foto così fighe, fa delle belle foto a volte, in alcune condizioni fa delle belle foto, però nemmeno da servizi segreti, ecco. Inoltre, quando fai una foto, registri un video, la gente ti nota subito, perché sul cioè, quando vado ad accendere il display, vedete la luce del display, quando vado a fare il video si vede lo stesso chiarore, quindi si capisce subito che sto registrando o che sto facendo una foto, e la cosa imbarazzerebbe me, che magari sto facendo una foto di nascosto e quindi non la faccio per primo. Poi se la faccio, gli dico, guarda, ho fatto una foto, è andata così, però la cancello, non lo so. Però, ripeto, è un problema che secondo me si risolverà subito quando il prodotto sarà affermato, se si affermerà, a mio avviso poi. Tu invece, Simone, cosa ne pensi? Io penso che sia tutta una bufera troppo esagerata, io la penso come mica, cioè, è successa la stessa identica cosa quando hanno appunto messo le fotocamere negli smartphone. È normale, è un dispositivo indossabile, è un dispositivo tecnologico del futuro, vuoi che non abbia una fotocamera? Cioè, c'è chi addirittura ha proposto di posizionare un LED a fianco alla fotocamera per dimostrare, diciamo, far vedere quando il scatta una foto, registra un video. Tutte quante cose che poi sarebbero aggirabili, come ad esempio ha detto Michael, se io registro un video, il display rimane acceso, ma io e lui sicuramente, anche lui conoscerà, c'è un'applicazione che ti permette di registrare i video con lo schermo che rimane spento. Quindi, fatta la legge, ho trovato l'inganno. Ecco, appunto, spegneresti anche l'eventuale LED, ecco. Sì, appunto, cioè, la comunità di modder ormai non vede l'ora di fare cose del genere. Esatto. Poi, se posso aggiungere una cosa, con i nuovi smartwatch anche, che hanno una fotocamera sul cinturino, puoi fare una foto come quando dove vuoi, insomma. Anzi, forse è quasi più facile farlo, cioè, meno notabile. Sì, ho visto infatti. Che per quello infatti non si è mosso nessuno. Sì. È una cosa effettivamente molto molto strana, perché ci sono molti più smartwatch di Glass, quindi effettivamente sarebbe stato più logico aspettarsi una reazione in questo senso che sul Glass. Comunque sì, anche io mi accordo a voi due, anzi a voi tre, e la penso allo stesso identico modo. Smartwatch fa molto di più agente segreto rispetto a esatto. Direi di iniziare a rispondere alle domande, visto che ne sono arrivate parecchie, e partirei da Nicola Sellitto, scusa, che ci chiede: io sono un portatore sano di occhiali, si può montarli sugli occhiali? Sì, ti dico già di sì, perché Google ha realizzato proprio negli ultimi mesi delle montature per il Glass, che quindi va a rimuovere questa parte qui dell'occhiale. Come dicevo all'inizio video, si può rimuovere attraverso svitando questa vite, e si può montare il Glass su una montatura vera e propria. Ora, se riesco a trovare una foto così al volo su internet, ve la mostro. Non ho capito. Per la modica cifra di $250 in più. Esatto, per la modica cifra di $250 in più. Sommati ai 2000... ai 1500 del Glass. Allora, c'è questa foto qui, però non mi sembra. Eccola qui.
ora ve la mostro subito. Sono delle belle montature, devo dire, a me piacciono parecchio e sicuramente aiuteranno il Glass a essere più socialmente accettato, però per l'appunto costano parecchio, parecchio. Eccola qui, questa è la montatura per inserire poi le lenti proprie, quindi le eventuali lenti graduate, quindi montatura più lenti graduate da comprare se si vuole utilizzare il Glass con le proprie lenti. È impossibile, lo dico già, indossare il Glass sopra un altro paio di occhiali, non ci sta proprio. Confermo. Esatto, Riccardo ha provato. Ho provato e viene fuori un disastro che voi non avete idea. Non si riesce a mettere a fuoco il prisma sullo schermo del Glass e contemporaneamente si hanno due cose che si vanno in conflitto sul naso per cercare di appoggiarsi una contro l'altra, non si capisce più nulla. Tra l'altro, piccola parentesi, $250 per una montatura buona di occhiali da vista non sono poi molti, nel senso che i miei, che non sono certo occhiali grandiosi, ecco, insomma, cioè sono occhiali normalissimi, sono costati comunque più di €200, per cui insomma. Sì, questo lo dicevo oggi a Simone mentre parlavamo in Hangout, però è anche vero che con un 300 ti porti anche una montatura di marca a volte a casa. Qui parliamo di una montatura di Google, poi non so nemmeno chi è il produttore in realtà, però non è come... Dovrebbe essere Rochester Optical o una roba del genere, che comunque è un produttore molto noto in America, cioè, è un po' come da noi, non lo so... Luxottica piuttosto che Salmeira e Vigano, per dire, cioè comunque diciamo che è molto esagerato il prezzo delle lenti e basta, non tanto la montatura, sono le lenti che costano molto. Le lenti di cui parlavamo io e Mica e oggi in Hangout, che a lui non piacciono ma che piacciono a me, sono molto in stile Carrera, costano la bellezza di $150, è un prezzo folle. Sì. Vero, andiamo avanti con le domande, quindi e vediamo un po' se possono. Una buona domanda di Tiziano Paoletto ci chiede: si possono vedere dall'esterno le scritte che appaiono nello schermo dei Glass? Un sì e no, vedo già che anche Simone fa un sì e no. Sì e no, perché primo vedi a specchio e quindi vedi al contrario. Poi le scritte difficilmente, magari una foto, quella sì, per l'appunto come dicevo, scatti una foto, si vede che è scatto una foto, perché anche se al contrario comunque la vedi che è una foto. Video più o meno anche, però vedi comunque è piccolo il display, quindi non vedi più di tanto dall'esterno. Poi le notifiche si ricevono... che si ricevono sono solo relative alle mail oppure anche ad altre applicazioni? Se Simone vuoi rispondere tu, così facciamo stile ping pong. Allora, sì, le notifiche che si ricevono dallo smartphone sono tutte quelle che sono state attivate all'interno della pagina Glassware. I Glassware sono tutte quelle applicazioni disponibili esclusivamente per i Glass. Vediamo se possiamo mostrarlo intanto. Prendo Michael, dell'applicazione MyGlass, possiamo visualizzare i vari glassware, possiamo decidere se attivarli o disattivarli. Quelli attualmente disponibili sono circa 30, quelli che sono di più frequente utilizzo sono Facebook, Gmail, Google Plus, Twitter, Hangouts soprattutto, da poco arrivato. Più tutto un susseguirsi di applicazioni che diciamo che la maggior parte sono molto utilizzate a livello americano. Sono ad esempio Evernote, una cosa che non utilizzo assolutamente mai, quello della rivista Elle, poi c'è il New York Times ad esempio, sono tutte cose che utilizzano molto in America, ma che qua o hai una vasta conoscenza della lingua inglese o ci trovi male. Comunque tutto ciò è aggirabile, comunque sia, grazie agli sviluppatori poi di terze parti che ci permettono di
ricevere tutti i tipi di notifiche da T-Glass, c'è un'applicazione apposita che tramite le Mirror API ci permette di avere tutte le notifiche ricevute sullo smartphone anche su T-Glass. Esattamente, esattamente. E non mi sento di aggiungere altro se non che si ricevono, si vedono anche le notifiche di Google Now, meglio le schede di Google Now, le stesse che vediamo sullo smartphone. E le schede di Google Now poi si vedono a sinistra dell'orario invece che a destra, dove ci sono poi invece tutte le notifiche in serie storica, in ordine cronologico. E poi una interessante domanda, anzi no, finiamo con le applicazioni. Quante applicazioni sono effettivamente disponibili? Come diceva Simone, non sono tantissime, sono quelle presenti nel Glassware, che poi sono, si chiamano, cioè, le app stesse si chiamano Glassware, sono tipicamente inglesi, come diceva, però abbiamo anche YouTube, Facebook, Twitter, Hangout, ora qui leggo Winkfeed, che è un aggregatore di notizie, abbiamo Weather Alert, quindi per il meteo, abbiamo qualche applicazione scaricabile extra che non sono nei Glassware, quindi non sono certificate, per così dire, da Google. Abbiamo il New York Times, il Strava, quindi per il tracking delle nostre attività sportive, uno stopwatch, quindi un timer, un countdown, cose varie, Evernote e quant'altro. Non sono tantissime, sono sempre in aumento. Abbiamo anche qualche gioco come Spellista, dove dobbiamo andare ad individuare, anzi, se nel momento che parlo magari lo attivo anche così poi ve lo mostro. Poi abbiamo una sorta di tiro al piattello, molto importante, abbiamo Play Music è davvero, almeno personalmente lo utilizzo tantissimo, perché con le cuffie meglio di un MP3, e a tal proposito vi mostro un giochino, si vedrà un po' a scatti come prima, però è interessante vedere, magari diciamo lo Spellista, che è quell'applicazione che dicevo, quel gioco dove dobbiamo andare a intuire la parola, qua potrebbe essere tar, ora scusate magari il mio inglese, magari cicco adesso, se non sbaglio è Turtles. Non sbagli. Yeah! Come vedete ho vinto il giochino e ora va avanti con un'altra parola. Qui non lo so, cambiamo gioco. Shrimp, ok. Comunque questo qui è un gioco, questo è Spellista, che è abbastanza carino e mi devo muovere con la testa all'interno del panorama. Poi abbiamo un altro gioco. Come vedete abbiamo, ho diverse applicazioni perché ne ho attivate un sacco. Un altro gioco carino, allora questo Shape Splitter è un po' un Fruit Ninja, e quindi con la mano dobbiamo mostrare davanti alla fotocamera, dobbiamo tagliare la frutta con la nostra mano davanti ai nostri occhi. E poi abbiamo un Balance, vabbè, e un Clay Shooter che è carino, questo ve lo mostro. Dove è? Questo è un tiro al piattello praticamente, facciamo un game. Ora però mi dico, ok. Dobbiamo, boom, dicendo bang. Boom, bang, giusto, però funzionava lo stesso. Bang, yeah, ecco, vedete, ne ho preso uno. Dobbiamo dire una parola per far partire la pallina, in questo caso mi sta riconoscendo tutto, però vabbè. E poi bang per sparare il colpo e quindi colpire bang il piattello. Giochini carini, questi sono delle demo che Google ha presentato ultimamente per questi Glass. E come dico, no, ispirazione agli sviluppatori. Esatto, sono proprio demo per mostrare che gli sviluppatori iniziassero a lavorarci sopra, ecco. Per mostrare le potenzialità di Glass. Esattamente. Questo è un po' la parte ludica del Glass per ora. Abbiamo elencato sono Glassware ufficiali, perché esatto. Se vogliamo cercare nelle community troviamo tantissime applicazioni che gli sviluppatori hanno creato ma che ancora non sono state accettate, tra certificate, esatto, non sono nelle Glassware, esatto.
una bellissima domanda, o meglio, nemmeno un'affermazione di Eros, sarebbero fantastici per Ingress. Concordo tantissimo, infatti quando arriverà Ingress non li mollerò più. poi Google's è supportato, sempre di Eros. Sì, no? Simone? No, non credo che nemmeno. Non credo che esista un glassware anche non ufficiale. Esatto, concordo, non ho mai sentito parlare, però sicuramente spero, anzi non sicuramente, spero che ci stiano lavorando, perché Google sera molto carino. Poi. Confermo, ho fatto una breve ricerca, confermo che non c'è nulla al momento. Perfetto. Ok, allora, un'altra domanda, questa qua è interessante. Anzi, sempre di Eros, come si fa ad aggiungere applicazione? Simone, ti passo a te la palla, così. Magari io mostro l'app. Quando si tratta di glassware ufficiali, è molto semplice. Si entra nell'applicazione dello smartphone, dall'applicazione MyGlass, si seleziona il glassware e si decide se attivarlo oppure no. Diversamente, quando si tratta di glassware non ufficiali, si dovrà fare esattamente come si fa sullo smartphone. Si utilizza l'ADB, si carica in sideload direttamente l'APK e poi lo si avvia col comando vocale. Se è stato, implementata nell'applicazione la funzione vocale, altrimenti bisogna avviarlo tramite la shell dell'ADB. Esattamente, tanto sto facendo una prova. Altre domande. Dario Gargioni, le chiamate standard sono supportate? Sì, quando riceviamo una chiamata riceviamo una notifica sul Glass, possiamo accettare la chiamata con Answer Call, possiamo non dire niente, quindi non accettarla. Viene utilizzato direttamente l'audio a conduzione ossea del Glass, ma possiamo ovviamente mettere le cuffiette tramite la porta micro USB. Cuffiette che sono tra l'altro davvero comode, hanno un cavo regolabile, quindi davvero comodità molto molto buona. Poi, altre domande, per quanto riguarda possibili radiazioni, siete informati a riguardo? Ne abbiamo già parlato all'inizio, ha solo Wi-Fi e GPS come connettività, quindi non dovrebbe dare evidenti problemi. Su Wi-Fi, Wi-Fi e Bluetooth, ho già detto? GPS. Perfetto, su GPS stasera deve esserci. Wi-Fi e Bluetooth, Bluetooth per interfacciarsi con lo smartphone, Wi-Fi per interfacciarsi con la rete Wi-Fi, quindi connettersi direttamente sul web è molto più facile. E per scaricare magari le email e cose varie, oppure backuppare anche le foto che abbiamo scattato su Google Plus. Secondo voi avranno realmente un futuro oppure saranno sempre di nicchia e sempre di frasanca? A tal proposito io volevo scrivere un articolo stamattina, però ne parlo qui, poi magari ci penso se farlo, dove leggevo che il top fan dei Glass, di cui non mi ricordo il nome, ha visto Larry Page ieri al TED senza Google Glass addosso, che è una novità, perché di solito sia Larry che Sergey utilizzavano il Glass un po' ovunque, soprattutto per farli conoscere, per farli sempre più diffondere, e quindi questa persona si preoccupava un po' del fatto che non aveva i Glass Larry Page, quindi diceva, non è che magari lo stanno già mettendo nel cassetto e quindi rimarrà un prototipo e non sarà sviluppato. Li aveva scarichi. Ah, anche può darsi, c'era in valigia nel borsone. Secondo me, allora, sicuramente il fatto di ultimi aggiornamenti che sono stati mancati è una nota un po' negativa. Vai ad aggiungere la ripage che non usa i Glass, è ancora peggio. Però no, sicuramente saranno portati avanti, perché hanno investito diversi soldi, diversi miliardi sicuramente, e mi auguro anche in realtà che vada in avanti. È vero che con Android Wear uno smartwatch ora è diventato
un dispositivo desiderabile rispetto ad uno smartwatch come erano concepiti oggi, perché essendo Google Now inside, per così dire, è più utile, a mio avviso. E, tra l'altro vi invito a vedere un video, abbiamo fatto una video anteprima quest'oggi di Android Wear, che trovate sul canale youtube.com/tuttoandroid, e la mia paura è che Android Wear sullo smartwatch possa sostituire un po' il Glass. In realtà non ha fotocamera, per esempio, non ha altre caratteristiche, non lo so, io sono un po' perplesso ultimamente, è un dispositivo bello, però dovrei vivere in America per dare una risposta migliore, secondo me. Simone, tu cosa? D'accordo o non d'accordo su l'arrivo di questo smartwatch, lo apro comunque. Ho l'LG o il Motorola, penso proprio il Motorola. Siamo in due. In tre, se non quattro, se c'è anche ricca. Non ne voglio LG, però Motorola 360 è anche a livello di design è qualcosa di già più bello da vedere. Il futuro dei Glass non lo so, forse in America spopoleranno, in Italia forse no, forse è una cosa che ha bisogno di molto molto tempo e molti molti anni, come è successo per i cellulari e successivamente per gli smartphone. Sappiamo che i cellulari hanno anni alle spalle di sviluppo, e quanto sappiamo quindi quanto ci vuole perché un prodotto del genere si possa diffondere a livello globale. Non lo so, gli aggiornamenti, come ha detto Michael, vanno e vengono. In questo momento io da poco ho sentito un portavoce di Google Glass, sono riuscito a sentirlo tramite Google Glass e ho chiesto novità in merito e hanno risposto che ci stanno lavorando molto e vedremo KitKat a breve. Si spera, anche perché KitKat offrirà per dispositivi con un quantitativo di RAM come Glass una buona resa, si spera. Esatto, esatto. Altra domanda, potreste spiegare meglio questa cosa della connessione ossea per l'audio? Se Simone vuoi dirlo tu, no. La condizione ossea non è altro che una serie di vibrazioni che senza passare dentro l'orecchio arrivano direttamente al timpano. Cioè, si tratta semplicemente di delle vibrazioni che, diciamo, brutto da dire, colpendo l'osso agiscono direttamente, cioè trasmettono questo audio all'interno del timpano. Insomma, non abbiamo bisogno dell'orecchio, ecco tutto. È una cosa un po' bella, perché quando senti parlare di conduzione ossea che non passa per l'orecchio, qualcuno potrebbe dire che bello, però vi posso dire che è abbastanza scomodo, perché il suono non arriva perfettamente, alle volte un po' sfasato, quando ti trovi in condizioni in cui i rumori esterni sono molto presenti, fai fatica a sentire ciò che arriva dai Glass. Sì, diciamo che al posto che avere delle vibrazioni che arrivano al timpano attraverso l'aria, arrivano attraverso la vibrazione delle ossa della testa, per cui in pratica le sente solo chi ha l'oggetto. O almeno teoricamente dovrebbe essere così, perché come abbiamo avuto modo di constatare io e Michel. Sì, però in realtà se qualcuno sta vicino a me sente, cioè in condizioni di silenzio sente anche molto bene ciò che il suono che fuoriesce. Infatti era quello che stavo giusto dicendo. Vero, secondo me anche per il fatto che si trova lì dalla batteria e quindi fa un po' effetto cassa di risonanza. E quindi si sente anche a distanza alla fine. Personalmente, comunque, come diceva Simone, preferisco le cuffiette, le trovo decisamente più comode rispetto
Non so con le cuffie stereo, però con le cuffie mono non mi sono trovato benissimo, perché penso che l'audio sia molto basso comunque. Ma io con la cuffia mono ti dico, perché quelle stereo non le ho, ci ho ascoltato pure la musica. È vero che non sono, che il volume non è alto alto, questo sono d'accordo, però il fatto che sia diretto nell'orecchio e non più condizione ossea senti un po' meglio, ecco. Assolutamente, se c'è rumore. Io non le possiedo neanche io, perché penso che $85 per un paio di cuffiette siano un po' troppi. Esattamente, concordo. Perfetto. Intanto notavo che... Ok, facciamo... Allora, vedo che non c'è un'altra, in realtà c'è ancora un'ultima domanda di Federica Saracci che ci chiede se possiamo partecipare a questa presentazione filmando con i glass. In realtà dovremmo potere, però io ci sto provando da qualche secondo per appunto testare, però non riesco a entrare nell'hangout perché l'hangout stesso l'ho fatto partire tramite il canale di tutto Android e quindi non riesco ad entrare all'interno della chiamata perché alla fine è lo stesso account, purtroppo. Di conseguenza non sono riuscito, mi sono pure inviato più volte la mail, però nemmeno quello ho ricevuto. Non so se siano problemi di Hangout in questo caso, perché non ho proprio ricevuto la mail per entrare all'interno dell'Hangout, quindi boh. Quindi purtroppo non possiamo farlo, magari un'altra volta pensiamo che questa cosa in più da fare. La prossima volta sicuramente parleremo di KitKat, sperando che arrivi. E direi di chiudere quasi qua. Mi sembra che abbiamo detto tutto, più o meno. Tra l'altro è arrivata una domanda adesso, rispondiamogli. È possibile usare i glass con iPad o iPhone? Sì, mi pare di sì, che è arrivata recentemente l'applicazione My Glass anche per iPhone. Non so per iPad, però immagino di sì anche per iPad. Non è utile con iPad, a meno che non sia con la SIM, però... Sì, è possibile, ma le notifiche, ad esempio, non arrivano, perché non è possibile accedere su iOS. Ricevi le notifiche Glassware. Beh, esatto. L'applicazione è molto limitata, anche perché iOS è molto limitato. Esatto. Poi, un'altra domanda, arrivano proprio adesso, se dovresti migliorare questi Google Glass Explorer Edition, quali tre punti miglioreresti? Commercializzazione 2015 e 2014 Wear? Allora, tre punti da migliorare. Intanto la batteria, prima di tutto, esistono già dei concept che vanno a collegarsi tramite USB oppure che pensano di mettere un'altra batteria di riserva sulla parte sinistra, però ad oggi il Glass ha poca batteria. Il fatto che sul lato software non abbiamo una miglior suddivisione dello storico delle notifiche, il Glass rallenta a lungo andare ed è una cosa brutta da vedere, e poi altra cosa, ma magari una fotocamera migliore, però ma sì, dai, una fotocamera migliore, perché comunque 5 megapixel buona, però se fosse stata un po' più, soprattutto quando c'è scarsa di luminosità, se si comportasse meglio sarebbe preferibile, ecco. Simone? Condivido come primo elemento la batteria, anche per me è una cosa troppo importante, è una cosa su cui battagliamo sugli smartphone, vorrei esatto. Che fosse così anche su questi occhiali. Secondo punto, non sono molto confortevoli quando li indosso. Perché? Perché in una stanghetta è fine, mentre nell'altra è presente tutto l'hardware. Quindi diciamo che una parte dei glass è più pesante rispetto all'altra. Quindi, non so, forse è un problema soltanto mio, ma alle volte tendono a spostarsi un po' sulla destra, il coltello si scarica sulla destra e quindi mi risultano storti. Terzo punto, è una cosa che odio e che invece amo negli occhiali da sole o in qualsiasi tipo di occhiale, è che le stanghette si possono chiudere e possono mettere gli occhiali all'interno della maglietta, cosa che invece con i glass non posso fare, devo girare per la città sempre con la sacchettina che ci hanno dato in dotazione per evitare che qualche urto li possa danneggiare. Vero, vero, questa cosa della portabilità è fondamentale anche per me.
Io devo inserirli nella borsa della mia ragazza, se no è impossibile portarseli via. Se si scaricano o li indossi, però sono spenti, cosa te ne fai? E quindi vorresti riporli da qualche parte invece che tenerli addosso. Commercializzazione, ormai è un casino, scusate il termine, la commercializzazione, perché in realtà è commercializzato in America alla fine. Non è commercializzata versione consumer, ma proprio questa versione, quindi la seconda revisione hardware. Può darsi che magari annuncino una commercializzazione di un hardware, di una versione hardware aggiornata verso la fine dell'anno, verso l'estate, però non saprei. Sicuramente nel 2014 vediamo Android Wear sugli smartwatch LG in un caso, Motorola nell'altro, molto interessante che... come Simone, anche io probabilmente comprerò, perché è davvero davvero bello. Eros ci ringrazia e noi ringraziamo lui per averci seguito. Bene, sto pensando a cos'altro dire dei Glass, ma non mi viene... Penso che riguardo alla commercializzazione, io credo che attualmente non se ne parlerà per me, neanche nel 2014. Io credo che i Glass siano un prodotto che appartiene a un determinato target di consumatore per adesso, perché per quanto mi riguarda allo stato attuale non è un prodotto che può essere utilizzato da tutti. Vero. Non è un telefono che, come dicevo prima, ha anni di sviluppo, anni di commercializzazione alle spalle, che pian piano il consumatore ha saputo conoscere. I Glass sono una cosa che è un dispositivo completamente nuovo, del tutto nuovo, che va scoperto, va studiato, va fatto conoscere alla gente. Infatti qua in Italia, come dicevamo prima, ci prendono un po' per scemi alle volte, e appunto se Google non li ha messi sul mercato globale ancora di consumo, un motivo ci sarà. Come dicevo prima, prima della messa in onda dell'Hangout, per me questo... è soltanto un primo passo verso una nuova tecnologia che forse ci farà vedere anche il mondo con qualcosa di diverso, diciamo in un modo nuovo, grazie ai Glass. Spero che sia così. Beh, considerando che con gli smartphone si è partiti da un telefono di queste dimensioni, anzi, si portava in valigia, se facciamo un paragone, questo potrebbe diventare presto una lente a contatto, ecco, e questo penso che sia l'obiettivo di Google a lungo termine. Già ha iniziato a farlo in realtà per i diabetici con la lente che permette di calcolare il glucosio e cose varie. Sicuramente si arriverà prima o poi anche a quel livello, e a quel punto sarà un Glass da vero commercio e magari sostituirà anche qualche prodotto. Magari volevo aggiungere solo una cosa e poi lasciamo la parola per le conclusioni. Secondo me il Glass potrebbe magari essere un dispositivo adatto soprattutto ad un determinato utilizzo, quindi per determinate applicazioni, ad esempio la medicina. Già vediamo che il Glass potrebbe essere utile per... diciamo, ad esempio, quando si fanno interventi o non so, per qualsiasi altra cosa che riguardi strettamente la cura del corpo umano, per dire, oppure non so, potrebbero servire anche in ambito edile, piuttosto che informatico, piuttosto che ingegneristico in generale. Potrebbero, diciamo, il loro successo, diciamo così, sarà, diciamo, deriverà molto probabilmente dagli campi di applicazione a cui, come posso dire, si presteranno meglio, diciamo così. Quindi sì, saranno anche utilizzabili magari in futuro, diciamo quotidianamente, in modo molto più completo rispetto a come avviene oggi, però poi praticamente potrebbero diventare un vero e proprio oggetto da lavoro, sostanzialmente. Sicuramente sarà un aspetto importante che si svilupperà. Cioè, ad oggi anche Google stessa non sa cosa sviluppare per questi Glass, lo chiede a noi Explorer, lo chiede alla community in generale,
li mostra tutti gli eventi più sociali, nel senso vero e proprio sociali, nel senso dove c'è più vita sociale, ma in realtà più che far foto non fanno in quei contesti, quindi già lì si capisce che non sono utilissimi per determinate situazioni. Per me stesso, cioè, come dicevo all'inizio video, per una giornata tipica non hanno un'applicazione, un capo di applicazione estremo, e quindi non li porto. E questo mi fa anche rimpiangere di averli presi, in realtà. Però poi quando prendo e vado, che ne so, in vacanza o in Liguria, a casa dei miei genitori, allora li uso e allora lì sono gratificato di averli comprati. Quindi ci sono situazioni e situazioni, ecco. È vero che puoi farci quasi tutto ciò che ci fai con uno smartphone, però i Glass non sono un sostituto al 100% dello smartphone, anche perché hai bisogno comunque di uno smartphone per accoppiarlo, diciamo. Esatto. Non è uno strumento per stare tutto il giorno a vedere video su YouTube, per vedere la tua pagina Facebook o i post di Twitter. Non è uno strumento di lettura completa, magari di risultati di ricerca che fai su Google, però ti permette di ottenere le maggiori informazioni nel minor tempo possibile. Con uno schiocco di dita, quasi. Esatto. O uno schiocco di lingua, diciamo. bene. A proposito invece dell'aspetto più business, c'è Epson che presenterà martedì prossimo, il 25, a Milano. Se non lo sei tu che organizzi il calendario. Hai ragione, vabbè, sai, che io... Che mi straperdo nel calendario, vabbè. Io mi ricordo il numero, ma non il giorno della settimana. Comunque ha organizzato la presentazione ufficiale in Italia dei Moverio BT200, che sono... in un certo senso un competitor diretto dei Glass, perché si tratta in pratica di occhiali veri e propri, nel senso che hanno due schermi, uno a destra e uno a sinistra, e che ti permettono di fare numerose cose così come i Glass. Chiaramente il target è diverso, nel senso che i Glass sono più, come dire, per smanettoni e per il mercato consumer, comunque, mentre invece i Moverio sono dichiaratamente destinati al mercato business, per cui diciamo che potrebbe esserci una certa sovrapposizione da questo punto di vista, e sono incuriosito da questi occhiali di Epson e non vedo l'ora di provarli martedì prossimo. Tra l'altro dovrei anche riuscire a fare un confronto con i Glass di Nickel, quindi poi pubblicheremo tutto quanto sul blog, e ne potrebbe venire fuori una cosa bella, ecco. Sarà un po' difficile vedere cosa si vede, però vabbè. Beh, vabbè, però... Quello è l'unico problema di questo dispositivo, che è difficile mostrare realmente cosa mostrano, anche se cosa gioco di parole. Allora... Direi che possiamo... passare di dire due parole su Wiko e dopodiché esatto. Allora, siamo stati poche ore fa all'evento italiano di Wiko. Wiko Italia si è presentata finalmente, diciamo così, alla stampa nazionale, in realtà era già conosciuta, però ufficialmente non proprio. Wiko, produttore francese che si è molto espanso soprattutto in Francia negli ultimi anni, ha prodotto, se non erro, 2 milioni di smartphone nel 2013. Ha venduto 2 milioni di smartphone nel 2013. Ha venduto in Francia nel 2011, è veramente un successo incredibile. Sì, anzi, un buon risultato. Poi mi sono un attimo perso e ha presentato una vasta gamma di smartphone. Su Twitter abbiamo proposto alcuni device, ma sicuramente ne parleremo nei giorni prossimi, e cercheremo di fare una recensione su ogni smartphone, perché alcuni sono interessanti, soprattutto quello con il processore Nvidia Tegra 4i, che Riccardo potrebbe svelarci ogni segreto.
E poi abbiamo quello con 8 core, poi uno smartphone da 5,5 pollici con processore quad core abbastanza interessante, che arriverà ad un prezzo molto competitivo, a rita di Wiko. Insomma, una gamma, una line up interessante che arriverà settimane, questione di settimane, massimo mesi, sul mercato italiano. Al momento c'è il Dark Moon, di cui abbiamo già fatto la recensione, il Dark Full e alcuni altri. Ora i nomi non sono proprio facili da ricordare. Sì, diciamo che Wiko si propone come un brand che vuole democratizzare lo smartphone, dai prezzi che ci hanno detto. LTE. Beh no, in generale gli smartphone, e poi quest'anno in particolare gli smartphone LTE, diciamo che se i prezzi si manterranno sulla linea che ci hanno detto, veramente riusciranno in questo intento, nel senso che il Wox, Wiko Wox, che è il Wax, non ho ancora ben capito come caspita si pronunci, che è lo smartphone per l'appunto con Tegra 4i, quindi quad core con supporto alle reti LTE, GPU con Santa Core, bla 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 bla, comunque dovrebbe arrivare sotto i 200 euro, e considerando che comunque l'HTC One X dello scorso anno aveva un processore, no scusatemi, di due anni fa, aveva un processore Tegra 3 che è molto meno potente, ed è uscito a 699 euro, è un bel passo avanti, insomma. Poi, come dire, ne discutevamo prima io e Michele anche con altri blogger, e diciamo che il problema grosso di Wiko è che deve ancora, come dire, dimostrare di saper fare, per cui ma al momento non abbiamo ancora gli strumenti per dare un giudizio, nel senso che i prodotti che abbiamo visto finora sono buoni e accettabili, insomma, ma vedere sul campo come si comportano, ecco. Esatto, cioè bisognerà poi vedere nel tempo come si comporterà, per cui con aggiornamenti, con supporto, eccetera, eccetera. Al momento è una grossa incognita. Di certo le premesse sono buone, ecco. Poi bisognerà vedere poi come si svilupperanno con queste premesse, insomma. Esatto, esatto. Personalmente non ho ora non voglio dare pareri troppo pesanti, non mi ha ancora colpito, ecco, non mi ha ancora stupito Wiko, quindi al momento sono un po' scettico. Sicuramente più concorrenza vuol dire più competitività, vuol dire prodotti sempre migliori, non solo da Wiko ma anche dai concorrenti, quindi vediamo come si sviluppano e vediamo come si comportano i device, sperando di riceverli al più presto, quindi di recensirli poi sul blog. Tra l'altro, una cosa che mi ha colpito negativamente di Wiko è che fanno troppo i grandi, nel senso che oggi alla presentazione hanno detto il primo smartphone in Europa con processore octa-core deve ancora essere lanciato. In realtà ce ne sono N di smartphone octa-core in Europa, cioè il Comu K8 che abbiamo recensito è octa-core ed è stato lanciato a metà dell'anno scorso, fine dell'anno scorso, per cui voglio dire, c'è da ben prima di loro, piuttosto che, sempre parlando del Highway, mi sembra che si chiami, che è proprio lo smartphone octa-core, ha uno schermo da 5 pollici con risoluzione Full HD, per cui con 443 ppi di definizione, dicono è lo schermo più definito sul mercato, e non è vero, però, perché se prendiamo ad esempio lo schermo di HTC One è 4,7 pollici con risoluzione Full HD, perché è sicuramente più definito, adesso non so bene il numero di ppi, ma sì, è 480, per cui, cioè, voglio dire, fare queste sparate, secondo me, lascia un po' il tempo che trova, perdono di credibilità, secondo me, poi... No, è un parere comune, anzi. Bisogna essere coerenti, ecco. Poi soprattutto durante una presentazione di lancio dell'azienda era meglio se tiravano meno... Sì, cioè, era meglio... Più che altro il punto, secondo me, non ti sei ancora fatto un nome e non puoi nemmeno pensare di arrivare sul mercato e dire ah guarda, io sono il migliore, sono il più bravo, sono il più bello, perché indubbiamente, cioè, voglio dire, c'è gente che è sul mercato da 30 anni, non credo che si faccia rompere le uova nel paniere così, ecco, cioè.
Esatto, però dai, vedremo come si evolverà. Personalmente non lo vedo ancora un bel brand, però vedremo. Ripeto, concorrenza in più per i consumatori fa sempre bene, esatto, e quindi benvenga, dai. Restiamo positivi. Bene, se Giuseppe, Riccardo o Simone non hanno nulla da aggiungere, possiamo chiudere qui, visto che è stata un'oretta buona, un'oretta e un quarto. Come al solito ringraziamo tutti gli utenti che ci hanno seguito, questa volta molto più numerosi del solito. Ringrazio tantissimo Simone per aver fatto parte di questo Hangout, è stato per noi davvero un onore. Grazie a voi. E sicuramente lo inviteremo in futuro per parlare sempre di Glass e magari anche di altri argomenti, visto che la passione comunque è della tecnologia ed è comune a tutti noi. Niente, io vi auguro una buona notte, una buona serata a tutti e quattro e a tutti i nostri utenti, che li ringrazio e li invito al prossimo Hangout, che probabilmente si svolgerà sempre giovedì della prossima settimana. Anzi, forse martedì, perché ci sarà la presentazione HTC, quindi magari anticipiamo. Vediamo. Buonanotte, grazie a tutti. Buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti.